Ciao, siamo con Andrea Giannangelo, fondatore di Yubenda, e stiamo facendo un esperimento di video intervista. Ciao Andrea. Ciao. Allora, che cos'è Yubenda e perché nasce? Yubenda risolve un problema che hanno tutti i siti web del mondo, ed è un problema legale. Infatti ognuno di essi ha bisogno di un'informativa privacy, cioè una privacy policy. Uh-huh. Oggi scriverla è molto fastidioso, ci vuole tempo, è molto noioso, oppure sei costretto ad assumere un legale. Così abbiamo creato un prodotto che risolve questa situazione, permette a chiunque di generare una privacy policy in modo semplice, premendo alcuni bottoni con 5 minuti di tempo. Una privacy policy che poi è molto bella da vedere, estremamente facile sia per chi ha un sito web da includere nel sito web, che per chi invece visita il web, in quanto permette di capire con un'occhiata quali sono i dati personali che un sito web raccoglie sugli utenti. La privacy policy è un documento legale, quindi è un testo. Noi l'abbiamo però scomposto come un puzzle. Uh-huh. E quello che vede l'utente che genera la privacy policy, quindi il proprietario di un sito web, è una serie di pulsanti, ognuno dei quali si riferisce a uno dei pezzi della privacy policy, di questi componenti del puzzle. Molti di noi, molti degli utenti, quando inseriscono i dati all'interno della rete non si pongono troppi problemi, non si fanno troppe domande. Pensi che sarebbe giusto sensibilizzarli e come su questo tema, appunto? Guarda, fino a alcuni anni fa il web era anonimo, ora invece da quando è arrivato Facebook le persone iniziano a usare la propria identità, quindi il proprio nome e cognome online, e questo ha creato un grande problema di privacy, di gestione della propria identità online. Ed era assurdo anche così, per quello che stiamo facendo, che proprio la privacy policy, cioè quel documento che dovrebbe informare su cosa succede ai tuoi dati, chi ce li ha, chi vengono venduti, ceduti, e tutto quanto, fosse un documento impossibile da leggere perché lunghissimo, insomma, c'è chi ha contato le parole, quella di Facebook è più lunga della Costituzione americana. I siti web o le grandi società web capiranno, e lo stanno già capendo, che è necessario dare degli strumenti agli utenti in modo che possano capire cosa succede ai loro dati e eventualmente bloccare la diffusione di alcuni dati. Perfetto, ti ringrazio. Ok, ciao ciao. Grazie, ciao, buon lavoro.